Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla Corte dei Conti, pronunciatasi in sede di controllo sulla gestione del Ministero della Giustizia dell'anno 2012, sugli esiti dell'indagine condotta sull'assistenza e la rieducazione dei detenuti. Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario, unitamente alla scarsità delle risorse disponibili, incide in modo assai negativo sulla possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, stante l'abisso che separa una parte, peraltro di intollerabile ampiezza, della realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'articolo 27 della Costituzione.